Unisciti proprio oggi alle avventure di Frankie. È l'unico modo per poter diventare parte integrante della redazione del Frankie News. Una redazione che ormai copre l'intero globo terrestre, con più di 150.000 sedi sparse in tutto il globo, partnerizzate con l'amici di Al Corporation. Ma cosa stai facendo però? Puoi unirti proprio in questo momento a spese zero con il tuo abbonamento Prime Gaming. Ottenere un abbonamento Prime Gaming è semplice, veloce e gratuito, solo se avete Amazon Prime. Altrimenti potete effettuare l'abbonamento Tier 1, Tier 2 e Tier 3 per massimi vantaggi e soprattutto diventare parte integrante della redazione del Frank News. Le bottiglie, che secondo me è ancora meglio. Proporremo l'idea. Proporremo comunque l'idea. Devo dire, è una bella conferenza. Sono stato molto contento. Certo. Però che cosa? Che è successo? Però anche successo? Sto giro l'ho dovuta vedere da te. Proprio guarda, questo treno mi sta andando proprio male. Ma come male? Personalizzato, però niente, non posso. Vabbè. Però dopo vado agli studi di Ubisoft. Quindi vabbè. Vabbè, che cattiva. Comunque io adesso ti saluto perché vedi là dietro ci sta il Gianni, che adesso il Gianni. La sede della Ubisoft. Certo. Ma il Gianni è veramente intoccabile, non gli può succedere assolutamente. Oddio! Il Gianni è morto. Bombe, che mi ci porta alla sede Ubisoft? Non lo so, ma qui bisogna chiamare la polizia. Perché io ti devo salutare. Un saluto a tutti quelli che ti stanno ancora guardando. Ma che canzone vada a quest'ora? Ci vediamo. Come faccio? Gianni! È morto Gianni! Unisciti proprio oggi alle avventure di Frankie. È l'unico modo per poter diventare parte integrante della redazione del Frankie News. Una redazione che ormai copre l'intero globo terrestre, con più di 150.000 sedi sparse in tutto il globo, partnerizzate con l'amici di Al Corporation. Ma cosa stai facendo però? Puoi unirti proprio in questo momento a spese zero con il tuo abbonamento Prime Gaming. Ottenere un abbonamento Prime Gaming è semplice, veloce e gratuito, solo se avete Amazon Prime. Altrimenti potete effettuare l'abbonamento Tier 1, Tier 2 e Tier 3 per massimi vantaggi e soprattutto diventare parte integrante della redazione del Frank News. Le bottiglie, che secondo me è ancora meglio. Proporremo l'idea, proporremo comunque, l'idea. Comunque, devo dire, è una bella conferenza. Sono stato molto contento. Certo. Però che cosa? Che è successo? Però anche successo? Sto giro l'ho dovuta vedere da te. Proprio guarda, questo treno mi sta andando proprio male. Ma come male? Personalizzato, però niente, non posso. Vabbè. Però dopo vado agli studi di Ubisoft. Quindi vabbè. Guarda che cattiva. Frankie, oh.
E buonasera a tutti, bentornati qui per questo nuovo appuntamento delle avventure di Frankie in streaming dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Come va? Spero tutto bene, come va? Fatemelo sapere qua in chat e buon martedì. Mi dicono dalla regia, sì, è martedì 27 d'aprile. Come state? Spero state bene e bentornati. E bentornati tra l'altro oggi con l'appuntamento di Indipendente, la serie dove appunto proviamo, svisceriamo e guardiamo i titoli del panorama indie, scoprendo titoli che magari vi potrebbero piacere o titoli che invece potrebbero finire molto molto presto nel cestino del dimenticatoio dell'intera umanità, ecco. Saluto User, che dice buon sabato. Buon sabato anche a te, User. Salutiamo anche Boring. Buonasera, Boring. Salutiamo Saverio che oggi fa grammatica. Attenzione, ricordiamo grammatica, che è sempre molto importante. E salutiamo anche Giannocchia. Ciao Giannocchia, come va? Spero tutto bene. Prima di partire, un dubbio sul fatto Game Pass. Dici User, dici sul dubbio fatto Game Pass. E ovviamente, prima di partire poi con l'appuntamento di oggi, che vede un paio di giochi, di cui uno, secondo me, ragazzi, fidatevi, è veramente bello, lo tengo sott'occhio già da un po' di tempo, fidatevi, è veramente molto molto bello, fidatevi, veramente molto bello. È impossibile fare grammatica, beh, è possibile. Allora, con 12 mesi mi danno 12 mesi o c'è un cambio? Che vuol dire, con 12 mesi mi danno 12 mesi o c'è un cambio? Cioè, tu compri il concetto è che tu ti compri 12 mesi. Tu ti compri 12 mesi di Live Gold. Poi ti danno, siccome tu te ne fai 12, ti danno un mese in più. Poi disdici il rinnovo automatico, ricompri altri 12 mesi, risdici l'abbonamento automatico, ti compri 6 mesi. Ti sa sempre poi una cosa in più, disdici la cosa automatico e fai la conversione al Game Pass. Praticamente ti devi abbonare al Game Pass per un mese e ti fa la trasformazione. Cioè, se c'era gente che magari aveva, facciamo conto, il giorno che ha annunciato il Game Pass, avevano ancora 7 mesi rimasti, quelli li sono diventati 7 mesi. La domanda appunto è uno a uno o un altro? No, cioè tutti i tuoi mesi di Live Gold diventano, quando esegui l'abbonamento per la prima volta o comunque lo fai quello switch, automaticamente diventano tutti i mesi di Game Pass Ultimate. Ecco perché a conti fatti conviene di più comprare il Live Gold e poi switcharlo ad Ultimate che comprarti invece l'Ultimate. Io infatti sono rimasto quando ho visto che paghi 120 euro per 3 anni anziché 120 euro per invece un solo anno. E lì era, infatti, il gioco è quello che ti becchi 2 anni gratis praticamente, quindi è molto molto comodo. Io al momento non lo faccio perché, come dire, non ho la disponibilità economica per spendere, per investirli su questa cosa. Però sicuramente a conti fatti è un grande risparmio. Cioè comunque sono 3 anni di Game Pass, da qui a 3 anni sai quanta roba metteranno? E ce l'hai comunque anche sul cloud, cioè puoi usare tutto. È un bel investimento, è un po' come ho fatto di recente, che ho preso un anno di PlayStation Plus a 40 euro anziché spendere ogni mese 9 euro, risparmio molto di più. Nel frattempo però io saluto Elbarto, buonasera Elbarto, come va? Spero tutto bene. Saluto Heisenberg e saluto anche Salvo. Benvenuti all'appuntamento di oggi di Indipendente, la serie che vi permette di scoprire giochi nuovi, belli, brutti, insomma poi lo decideremo assieme. Ma oggi vi avviso che c'è, tra i vari giochi di oggi, ce n'è uno che io avevo tenuto d'occhio già da un sacco di anni, che era sempre rimasto un po' silenzioso, e fidatevi, rimarrete a bocca aperta. Però, io appena passo la maturità, mi sa che ci butto una settantina d'euro e ci faccio un paio di anni. Sì, perché poi tra l'altro hai visto nel video, lo spiegano, puoi anche non fare necessariamente quella roba dei 3 anni, puoi anche fare un anno, però tanto ti becchi un anno a molto meno,
che è comunque molto comodo. Eisenberg dice: hai visto la novità della demo di Resident Evil? Sì, Eisenberg, l'abbiamo detto ieri nel nostro momento delle news, del Frank News, però sì, la demo quindi è stata estesa e la puoi giocare per più tempo, ecco, cioè, o meglio, quando la avvii comunque avrai 60 minuti, però non dovrai giocarci necessariamente in quell'unico giorno, ma per tutta la settimana, che comunque è una cosa molto ma molto positiva. Mancano sempre meno giorni, tra l'altro, ragazzi, al Returnal. Sono molto, molto, un po' di hype inizia ad avercelo, anche perché poi, ripeto, è il primo gioco PlayStation 5 che esce, è quello effettivo, pomposo, che sfrutta la next gen. Guarda, voglio proprio così. Sperando che il cambio duri fino a luglio. In realtà questa cosa del Live Gold, secondo me, cesserà nel momento in cui Microsoft, come tra l'altro un po' si sta rumoreggiando, deciderà di togliere l'abbonamento Live Gold. E quindi tu potrai solo comprarti il Game Pass. Che cioè fanno tipo, o fanno l'online gratis, oppure fanno che il Game Pass ti dà anche l'accesso all'online. E quindi ti compri quello basic. Comunque adesso non si è ben capito. Fino ad ora non hanno ancora detto nulla, però c'è stato da poco il cambio epocale, che tu non hai più bisogno dell'abbonamento per giocare anche ai giochi free to play, che ovviamente è un'utopia, cioè era sempre una cosa stranissima, però hanno fatto già questo primo importante cambio, ecco, perché fino ad oggi le persone su Xbox dovevano pagare l'abbonamento Live Gold anche per giocare ai giochi free to play. Secondo me non manca molto. Secondo me quest'estate potrebbero fare qualche annuncio al riguardo. Secondo me sì. Però non dico niente, nel senso, non ho fonti accreditate, però è un mio sentore. Quindi sì, magari dopo la maturità te lo potresti fare, nel senso, potrebbe essere una cosettina vantaggiosa. Però mai dire mai. Torniamo però a noi, perché parliamo di un po' di notizielle, un po' di notizie che sono uscite oggigiorno. Innanzitutto continua questo grande polverone su Ratchet & Clank Rift Apart, ma tra l'altro ho anche scoperto una cosa importantissima, ragazzi, che il 29 alle ore 23 ci sarà appunto lo State of Play dedicato, ma non sarà uno State of Play con solo Ratchet & Clank, perché plot twist, colpo di scena a Stalingrado, non ci sarà soltanto appunto il Q&A, comunque sia il focus su Ratchet & Clank, ma ci sarà anche un grosso focus su due titoli indie non annunciati, quindi vedremo, oppure magari annunciati ma non approfonditi. Quindi attenzione, è uno State of Play che cioè c'è un po' di carne. Non, cioè, ovviamente c'è Ratchet & Clank che sarà il protagonista principale di questo evento, però attenzione, perché c'è anche lo spazio per due indie. Insomma, metterli assieme a Ratchet & Clank è un po' pericoloso, secondo me, però staremo a vedere, insomma. Evidentemente per PlayStation meritano lo spazio dedicato, oppure perché stanno per uscire, la butto lì. Comunque, torniamo a vedere notizie. Tra l'altro si parla subito di Xbox Game Pass, rimanendo in tema, perché pensate che Dirt 5, titolo che sinceramente non mi fa impazzire, ha fatto aumentare vertiginosamente il numero di giocatori, ragazzi. È pazzesco, però è successo. È successo che ha fatto aumentare vertiginosamente il numero di giocatori. Tra l'altro hanno detto, insomma, hanno voluto citare che sono stati davvero felici per il livello di coinvolgimento generale ed è stato fantastico vedere gli effetti positivi sul gioco e sul modo in cui se ne parla. Allora, Dirt 5 a me non mi fa impazzire, ripeto, non lo trovo un titolo così fenomenale quanto invece un bel Forza Horizon, che secondo me lì veramente merita molto ma molto di più. Però evidentemente il Game Pass serve anche a questo, a permettere alle persone di provare dei giochi che magari sono un po' meno appetibili, o comunque sia che dici: vabbè, non lo compro, però lo provo, e quindi nel frattempo la mole di giocatori che gioca quel titolo cresce, insomma, quindi è un po' interessante. Non so se voi l'avete mai visto, Dirt 5,
se avete buttato un occhio, io mi ricordo di aver giocato a Dirt Showdown, che era molto molto carino, però oltre a quello, sulla mia libreria di Steam ho anche un Dirt 3, forse avviato una volta e basta, però c'è ed è comunque simpatico vederlo. Fermo restando che per me il gioco di corse per il momento più bello, è l'unico che è riuscito a tenermi incollato, comunque sia con una motivazione per continuare a giocare, è Forza Horizon. Tra l'altro si parla che quest'anno all'E3, quindi fra pochi mesi, vedremo forse l'annuncio non tanto di Forza Motorsport, ma addirittura di Forza Horizon. Quindi un nuovo capitolo di Forza, sarebbe fighissimo. Non vedo l'ora, anche se forse è tempo più per un altro Forza Motorsport. Però vedremo che cosa annunciano. Tra l'altro adesso io devo capire se sono riuscito a fare questo esperimento, però è una notizia di pochi minuti fa che è uscita la demo gratuita di Miitopia. Non so se lo sapete, ma Miitopia è un gioco che è uscito su 3DS molto molto tempo fa, e ovviamente Nintendo, abile nel riportare questi giochi all'interno della Switch, ha fatto la versione appunto per Nintendo Switch, che esce il 21 maggio. È gioco che sicuramente non vedrà neanche un euro del mio portafoglio, però c'è la demo, la si potrebbe provare. Però io cosa ho fatto? Sono andato sul sito di Nintendo, perché voi potete andare sull'indirizzo dedicato e potete dire scarica la demo. Tecnicamente la Switch non è spenta, è in standby, quindi secondo me, secondo il mio modesto parere, forse la Switch la sta scaricando. Tra l'altro bellissimo il sito di Nintendo che funziona, mi fa veramente molto piacere. Quindi fra poco faremo l'esperimento per vedere se effettivamente ha scaricato questa demo. Demo che, come leggo nel sito ufficiale di Nintendo, che finalmente si è degnato di caricare, potrete costruire insomma la vostra squadra di Mii e portarla nel gioco completo il 21 maggio. Nintendo tipicamente quando fa una demo la fa sempre che poi si può continuare a giocare al gioco completo senza perdere i dati. Gioco che comunque ricordo costa 50 euro. Però ecco, l'importante non è il sito ma le emozioni all'interno del gioco. Ecco, secondo me però le emozioni di Miitopia... guardatemi. Quanto? Boring, i giochi Nintendo costano tutti 50 euro o 60 euro. Non si scappa da questa fascia di prezzo, proprio non si scappa. Scappiamo invece verso il futuro, perché sempre rimanendo in tema Nintendo, si parla anche di E3. Lo sapete, quest'anno finalmente torna l'E3 in maniera ufficiale, e sono contento di questa notizia e sono anche contento del fatto che l'E3 sta tornando con alcuni protagonisti importanti, tra cui Nintendo. E Nintendo pare proprio essere molto molto pronta a rilasciare un sacco di informazioni importanti su titoli grossi, perché pare che, stando ad alcuni leak, Nintendo abbia deciso non solo di riportare il classico evento del Nintendo Three Houses, che per chi non lo sapesse è una sorta di post show dove mostrano molto gameplay e dove ai tempi, quando l'evento era ancora in edizione fisica, gli giornalisti, il pubblico poteva andare in questa zona dedicata e provare i giochi in anteprima. Una cosa fighissima. Però ci permette di vedere del gameplay, a volte anche 30 minuti, a non volte me ne frega anche un'ora. Di Nintendo quando giochiamo a Fall Guys K. Vabbè. Insomma, di giocare anche insomma ai giochi completi per mezz'ora, un'ora intera. E incredibile, pare che questo E3 vedrà come protagonisti assoluti The Legend of Zelda, con il sequel di Breath of the Wild, e, per la gioia di Giannocchia, Splatoon 3. Che anche io però sono curioso di vedere un pochettino di più sul titolo, soltanto che esce nel 2022, quindi che devo rimanere in hype per un anno? No, non fatemi vedere niente fino a un mese prima dell'uscita. Io nel dubbio non li compro, l'ultimo gioco che comprai di Nintendo era Super Mario Bros. 2, vabbè, Miitopia... Allora, Miitopia assolutamente non sono il primo che... A meno che non siete dei super fan, tendo a sconsigliare l'acquisto perché sono pur sempre 50 euro. Gli altri giochi, cioè Zelda Breath of the Wild 2, il sequel, sì, però 50 euro, ma pure 1000. yes, dice Giannocchia, voglio sapere di più. Comunque Zelda 2 sono molto curioso. Zelda 2, secondo me,
Boh, spacca tutto. E tra l'altro c'è anche un'altra questione in sospeso: l'eventuale annuncio della Switch Pro. Quindi occhi e orecchie bene aperte, mi raccomando. Ciao Eviratore Malvagio, bentornato. Bentornato qua nelle avventure di Franky, come sempre, Cioè guarda che non cambia, Non cambia, io non ti vedo, però non cambia. Da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, mi raccomando. E ci chiedi, che cosa ci chiedi Eviratore? Che cosa ci chiedi? Adesso, guarda, lo voglio proprio vedere a schermo. Che cosa ci chiedi? Dice, buongiorno, ma si sa qualcosa dei prossimi giochi State of Play? Ne abbiamo parlato proprio, pensa, pochi minuti fa. 29 aprile, ore 23 italiane. Focus di Ratchet & Clank con un gameplay di 15 minuti, quindi bello corposo, non vedo l'ora. E poi due giochi indie. Questo è quanto. Quindi non aspettatevi The Last of Us 3, non aspettatevi God of War, non aspettatevi Horizon. Questo ci sarà. Però sono curioso, sono un po' curioso per i due giochi indie, ma soprattutto per Ratchet & Clank, ragazzi. Per Ratchet & Clank, che tra l'altro io lo continuo a dire perché è una notizia che è passata in sordina, che questo Ratchet & Clank non è il sequel di quello del 2016, è un sequel che viene da Into the Nexus. Quindi riprendono la saga Future, che l'ultimo capitolo appunto è stato Into the Nexus nel 2013, su PlayStation 3, quindi tanta roba, perché effettivamente poi io lì per lì non ci ho pensato, poi ho fatto un po' di ricordi mentali, che nel capitolo Into the Nexus facevano vedere e si vedeva insomma il dimensionatore, che è l'arma che si vede poi nel gioco di Rift Apart, che appunto spacca le dimensioni e permette insomma la prosecuzione di questa narrativa basata sulle dimensioni multiple che si fratturano e tu entri da una parte, finisci dall'altra in mezzo secondo grazie alla potenza dell'SSD di PlayStation. Quindi molto ma molto ma molto figo. I giochi Play at Home? No, non lo so. So che ne arriveranno altri, ma non so quali. Io nel dubbio a gennaio me lo faccio mettere nel mens e mi compro il remake di Pokémon. Vabbè, il remake di Pokémon è carino, però vabbè. Ma c'è... Ah, sì, tra l'altro, questa notizia l'ho vista. Infatti... Da una parte sarei anche tentato di prenderlo, però insomma no, sinceramente no. Però sì, ci arriviamo adesso a questa notizia. Qual è stato il tuo Ratchet & Clank preferito? Io dico Armi di Distruzione. Allora, ammetto che mi è piaciuto comunque moltissimo il remake del 2016. Veramente tanto, era proprio fresco, pulito, seppur... ovviamente era un rifacimento, tra l'altro anche un po' modificato, del primo. E devo dire che quello che mi è piaciuto di più è stato A Crack in Time, quindi A Spasso nel Tempo. Perché era figo, c'erano un sacco di elementi narrativi molto molto interessanti, bella la trama, era bello. Era un bel gioco, mi è piaciuto. Però devo dire che uno dei giochi invece della serie, che è uno spin-off, che però mi tengo ancora nel cuore e spero di rivederlo prima o poi, perché secondo me Insomniac poi, dopo questo Ratchet & Clank, potrebbe tirar fuori qualche spin-off. Secondo me sarebbe molto carino vedere, o meglio, per me è stato molto bello, Secret Agent Clank. Dove appunto era un gioco basato solo su Clank, che era nei panni di questo agente segreto. Fighissimo, lo giocai su PSP, pensando che fosse un'esclusiva PlayStation Portable. Invece era uscito anche su PlayStation 2. Però bellissimo. Ho una necessità di giocare di nuovo ai giochi Pokémon. Vabbè. Sicuramente l'occasione migliore, perché Spada e Scudo, sinceramente, li vedo con un po' di preoccupazione, ecco, e quindi non mi ci avvicino neanche morto. Invece il remake di Perla e Diamante sicuramente è un modo nostalgico per riprendere un titolo che ci è rimasto particolarmente nella mente. Comunque... Nintendo, sempre rimanendo in tema Nintendo, Nintendo è una di quelle aziende che quando tu ti compri un gioco devi tener conto che anche dopo un anno, dopo due, e in questo caso veramente dopo due anni, quasi andando verso i tre,
rilasciano degli aggiornamenti importanti per un titolo, perché è notizia di oggi che Super Mario Party, cioè l'unico capitolo della serie Mario Party disponibile su Nintendo Switch, riceve l'aggiornamento 1.1.0 che introduce il multiplayer online. Voi direte, ma come? Cioè, Super Mario Party, gioco su Nintendo Switch, non aveva l'online? Insomma, allora, se vi ricordate, Super Mario Party, in generale i Mario Party, io non so se ci avete mai giocato, fatemelo sapere in chat. Se avete giocato almeno ad un Mario Party in vita vostra, anche per 30 secondi, a casa di un amico, eccetera, eccetera. Però, insomma, vabbè. Mario Party è proprio il classico gioco da party game che lo si fa soltanto nel mondo utopico di Nintendo, dove, ehi, ciao, amici, venite stasera a casa mia, ci prendiamo qualcosa e giochiamo assieme a Mario Party. E quindi tutti si siedono davanti alla televisione e giocano felici a Mario Party. Questo universo, comunque sia, per Nintendo funziona. Però Super Mario Party aveva l'online, ma era un online che non funzionava con la modalità principale, e cioè quella dei tabelloni. Perché, ve lo spiego, è una sorta di gioco dell'oca. Cioè, o di Monopoli, mettiamola così, però forse più gioco dell'oca è appropriato. C'è un grosso tabellone, voi tirate i dadi e i vostri personaggi si muovono in una serie di percorsi. Il vostro scopo è quello di arrivare alla fine del percorso, però di mezzo ci sono minigiochi, bonus e malus che vi possono portare avanti, indietro e farvi, insomma, perdere o vincere la partita. Che effettivamente come concept è carino, ma online sarebbe stato effettivamente bello. Invece no, il gioco fino a ieri non potevi giocarci online a quella modalità. Online potevi soltanto fare con i tuoi amici 8 minigiochi. Basta, non potevi fare nient'altro. Finalmente si sono degnati e arriva questo aggiornamento. Quindi da oggi tu puoi giocare a tutto quanto il tabellone, cioè giocare al gioco completo, quindi tutto quello che si poteva fare attualmente, però invece lo si può fare online. Si possono affrontare quindi ben 70 minigiochi e giocare alla modalità Mario Party e Partner Party. Complimenti Nintendo, cioè comunque aggiornamento gratuito, comunque serve sempre l'abbonamento allo Switch Online, però molto carino. Ma che senso ha implementare una feature così importante dopo tutti questi anni? È un titolo che vende ancora? Non mi pare. Allora, innanzitutto no, non penso che vende ancora, e ovviamente se lo volete comprare è sempre a 54€, cioè, guarda, io vorrei andare su Amazon perché ovviamente qua lo fa vedere multiplayer, però... Super Mario Party, se lo volete comprare oggi su Amazon, sono 55€, così, via, proprio via. E pensate, volete comprare quello per Wii U? Mario Party 10? Anche lì 54€. Volete prendere Mario Party 8 per Wii? Per Wii? 64€. Volete comprarvi Super Mario Odyssey? 50€. Mario Kart 8 Deluxe? 50€. Mamma mia, ma come si fa? Cioè, guarda, Luigi's Mansion ancora 50€. Pazzesco. Splatoon 2, maledetti, 48,99€. Vabbè. Mario Party 10 è uscito nel 2015. Vedi come non perde prezzo? Pazzesco, guarda, veramente pazzesco. Comunque, allora, il punto è questo, caro Eviratore, che ci fai una domanda assolutamente legittima. Secondo me, come leggevo tra l'altro anche in qualche commento su Reddit, le cose sono due. O fra un po', periodo E3, annunciano un nuovo capitolo di Super Mario Party, che però, cioè, secondo me non avrebbe senso. Oppure, cosa invece più intelligente, un DLC. Un DLC che aggiunge 4 tabelloni, 5 tabelloni, una sorta di DLC anche narrativo, te la butto lì, giocabile online. Cioè fanno l'aggiornamento prima per riaccendere un po' di interesse e per poi rilasciare questa espansione che potrebbe essere a pagamento, come magari invece no, però conoscendo Nintendo sarà a pagamento, e quindi ce la vedrei bene come mossa, perché altrimenti non me lo spiego.
perché magari adesso in Giappone il lockdown è tornato perché i casi sono riaumentati veramente tanto e quindi si è ritornati ad un lockdown un po' più ferreo e quindi vogliono dare la possibilità alla popolazione di giocare tutti assieme appassionatamente? Sì, ci può stare, lodevole, però un aggiornamento del genere, cioè per me questa cosa del giocare online al gioco effettivo, tra l'altro c'è anche il trailer di 35 secondi che lo vediamo, per me era una cosa che dovevi fare subito, cioè senza se e senza ma, proprio non... no, non l'accetto, però vabbè, vediamo. Board Game Mode Online with Friends. You got a star. Play 70 minigames. Vabbè, oh, cioè comunque lodevole che facciano questi aggiornamenti gratis, però cioè, per me questa era una di quelle cose che doveva essere al lancio, cioè tu non puoi fare Mario Party su Switch, che comunque rispetto alle precedenti console Nintendo ha una sua infrastruttura online quanto, che rasenta la decenza, però ce l'ha. Impegnati un po' di più e offri sostanzialmente vabbè il peer to peer sì, però dai, potevano farlo. Mi dispiace che Mario Party è crollato, ma una cosa che ha contribuito è il caso di Kamek, per quello la Hudson è fallita, ha fatto i Mario Party fino a quello per DS e dal 9 in poi. Ah, cioè non ho capito che cos'è questo caso. Oddio. Palle. Così. No, non lo conosco sinceramente. Boring, ma secondo te, ma adesso un minimo di cervello, ti voglio tanto bene. Ci sono i bot, sono arrivati dei bot tutto qua. Vabbè, quanti ne sono arrivati? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vabbè, una sedicina, 17 bot, vabbè. Niente, sempre meglio comunque sia questa piattaforma, sempre meglio. Mi fa molto piacere, però grazie, perché vuol dire che forse sono un canale considerabile addirittura per essere bottato. E, detto ciò, il peer-to-peer sarebbe dovuto diventare legale nel 2010 e non oltre, sì, assolutamente. E vabbè, non ti preoccupare, Boring, non ti preoccupare. Comunque no, non conosco quel caso. Ciao Matteo, come va? Spero tutto bene. Benvenuto, bentornato qua nell'avventura di Frankie in streaming da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. E, Franco, dopo mi concedi, togli i bot, c'è un'app, non funziona più quell'app, Viratore. Non penso che funzioni più, se rifunziona lo faccio sicuramente. E, comunque, tornando a noi, leggiamo questa... Ah, Franco, dopo mi concedi un Gartic, se abbiamo tempo sì. Però dobbiamo essere comunque un minimo di persone, Ripeto sempre. Cos'è qua? Accept UK, Mario Party crashed for... Vabbè, poi me lo leggo. Ah, perché gli facevano dire questa... Ma pensate... Vabbè, che roba. Pazzesco. Funziona, l'ha usato mio amico proprio pochi giorni fa. Ah, allora mandami il link. Perché non ce l'ho più il link di quel... Mi sembra che è un sito apposta che tu colleghi con il tuo account di Twitch e poi te li fa rimuovere. Però pensa a Twitch quanto funziona bene, perché se tu rimuovi, in questo caso è una quindicina, ventina di follower bottati, se ne fai anche di più, Twitch vede questa cosa come negativa, perché pensa che il tuo canale sta perdendo follower perché non piace e quindi te lo penalizza.
Però allo stesso tempo ti penalizza se tu hai bot, ovviamente. Quindi sei in questo limbo che non sai cosa fare. Ovviamente dovrò comunque segnalarlo. Infatti facciamo così, segnala. E si fa che... boh, il numero d'utente è inappropriato. Non, punto. Annulla, altrove. Twitch. L'account è... è un account bot. Ok, vabbè. Comunque. C'è stato questo caso nel gioco, sì, esatto, esattamente, ho visto. Vabbè, grande peccato, però pure loro se la sono cercata, secondo me. Detto ciò, è arrivato il momento di provare i giochi indie di oggi, quindi li andiamo subito a vedere. E partiamo con un primo titolo che è molto ma molto particolare, di cui tra l'altro, ragazzi, non lo proviamo su una piattaforma, passatemi il termine, normale, perché questo gioco lo proveremo, cioè allora, il gioco che facciamo fra poco è fighissimo ed è su PC. Questo gioco qui invece lo faremo su una piattaforma che voi conoscete molto molto bene, ovvero Stadia, perché sì, proveremo questo giochino su Stadia. Io non so che cosa sia, e adesso lo vedrete, è un giochettino molto molto simpatico e carino, secondo me, molto... sempre se adesso il pad Xbox ci permette di poterlo giocare a questo gioco. Eccolo che parte con le sue vibrazioni infinite, vediamo un po'. Aspettate, perché giustamente... nome del gioco... allora, il gioco si chiama Pixel Junk Raiders. Che adesso Boring, mi raccomando, è scritto Pixel Junk, Pixel Junk, J-U-N-K, spazio, Raiders. Return lo prendi al day one, assolutamente, già prescaricato, già pronto. Tra l'altro mi dispiace perché io mi sarei voluto occupare della recensione, però insomma non è andato nelle mie manine, però... sento le anteprime, nel senso ho letto un po' di anteprime da tutta la stampa internazionale e nazionale, ne parlano molto molto bene, dicono che comunque sia anche un po' tostino in certi punti, quindi sono curioso, però è un primo titolo next gen. Non dia dei il mio Boringo non si permetti, no, ci mancherebbe, io, perché l'altra volta ho avuto dei problemi, allora io semplicemente per far andare le cose smooth, gli ho detto tutto il titolo preciso. Allora aspettate perché facciamo... e nel mentre che io risolvo questa cosa, come sempre, consigli agli acquisti. Che sono sempre vuote? I tuoi soldi li vedi solo chiudendo gli occhi? Unisciti alla rivoluzione bancaria del nuovo millennio con Rubarta. Rubarta è fiera di darvi i soldi senza problemi con il rivoluzionario sistema Rubotronics 2.0. Dopo 5 minuti di registrazione riceverete subito a casa vostra 300 euro presi direttamente dal conto di qualcun altro. La bellissima carta Rubarta sarà utile per ricevere ed effettuare pagamenti senza i vostri soldi, ma con quelli di qualcun altro. Rubarta inoltre utilizza sofisticati sistemi di criptografia per permettervi anche gli acquisti più divertenti, come un palazzo o sistemi per la conquista del mondo. Chiama subito il 666-123-800-1518. I primi 10 clienti riceveranno in omaggio un kit per la conquista del mondo. Rubarta. Rub the money. E rieccoci qua. Allora, bravo Boring, hai messo la categoria giusta. Ti do... 10 punti in più. Allora, è tempo di provare questo simpatico gioco indie che appunto è uscito in esclusiva su Stadia. E quindi attenzione, cioè sono molto molto curioso, molto molto simpatico. Tra l'altro vi do una bella notizia, perché mi farò mandare dei codici per avere 3 mesi di Stadia Pro,
vabbè, non si buttano via. Penso di farmene mandare 3 se riesco. E quindi, insomma, vi offrirò la possibilità di avere Stadia Pro per 3 mesi e ci faremo poi anche un giveaway ad hoc nei prossimi giorni, ok? Quindi vi tengo aggiornati su questa. Su questa cosettina simpatica, vediamo se ovviamente riesco ad aprire. Oh, perfetto, perché lo volevo aprire su Edge, che va un po' meglio. Ed eccoci qua. Allora, eccoci qua. Andiamo qui su Giochino PC. Un bel giveaway. Eccoci qua. Questo è Stadia, ovviamente, simpaticissimo. E Dov'è? Eccolo qui. Pixel Junk Raiders. Giochiamolo. Vediamolo un po'. Allora, magari leviamo, cioè, tipo, no? Aspetta. Beh, è andato a finire che l'abbiamo visto e basta. Non è che io proseguo. Nel Giovindi noi ci vediamo i giochi e basta. Boringo l'H, però no, Pianeta Tantal, vicino alla frontiera del United Planet Space. Beh, partiamo molto bene. L'ho letta e... cioè... posso dire un po' che palle, cioè adesso praticamente siamo non nella cacca di più. Che situazione. Ah, praticamente questo pianeta se l'è vista un po' male, cioè il sole è arrivato addosso. Ah no, attenzione. È diventato un cubo. Più cubi sparsi ovunque. Ciao Arch, buonasera, come va? Spero tutto bene. Arch, fra poco giochiamo al gioco che tu sai. Al giochino che ti ho mandato su WhatsApp. Quindi rimanga. Questo è Pixel Junk Riders. Ti ho mandato un giochino e ti ho detto guarda che bello questo gioco. Ma questo in realtà è l'alfa di Returnal. Però non dirlo in chat, Arch, non devi dirlo in chat, deve essere una sorpresa per gli altri. Comunque io non ho capito niente della trama, però va bene lo stesso. Ah, ho capito. Premi un tasto per continuare. Ok, quindi non stavamo giocando, non vi preoccupate. Nuova partita. Conferma. Ehi là, ci sei? Oh, eccoti, hai appena riaperto gli occhi. Cercherò di metterti al corrente riguardo a quanto pare i pezzi grossi dell'Unione Pianeti vogliono affidarsi a noi mercenari per sbrigare il lavoro sporco. Circa un mese fa hanno ricevuto una richiesta di soccorso dal pianeta Tantal nello spazio esterno. Sembra che un'anomalia quantica grande come un pianeta solare abbia inghiottito il pianeta natale della civiltà tantaliana e stia assorbendo l'energia vitale degli abitanti, che ovviamente vogliono scappare. Nessuno conosce le ragioni di questo fenomeno, e come avrai intuito, quindi si sono rivolti a noi per trovare una soluzione. Devono essere proprio disperati, eh? Quantomeno la paga è buona e il lavoro sembra alla nostra portata. Quindi vabbè, dobbiamo scendere sul pianeta e portare in salvo tutti i superstiti. Vabbè, sì, ok, va bene, ok, quanto? Quanto? Rilevamento coordinato dell'anomalia a attendere. Se il tuo avatar viene ucciso, il Cyrix 1200... Ma che cos'è? Vabbè. Comunque sì, Returnal era esclusivo a PlayStation 5. Adesso è disponibile anche qua. Lo stiamo vedendo in super anteprima, praticamente. Ah, il rilevamento coordinate dell'anomalia è il caricamento, in realtà. Avvio missione. Soccorri i superstiti. Your avatar. You know the drill, kid. Just do what the computer tells you to do. Ok. Usa L. Cioè, vabbè. Dobbiamo camminare. Beh, tutto il gioco così nel deserto. Premi LT per attaccare con la mano sinistra 8 volte. Damn aliens. Can you kill that critter so we can finish calibrating? Oddio.
Aia. Sì, però cioè con quali schiva... Non posso schivare? Posso solo saltare. Ma sono morto. Ma sono morto nel tutorial. Non penso sia una cosa positiva, eh. Se non attacchi nemmeno 8 volte non sei nessuno. Premi A per saltare. Ah, ok. Ma dammi un'arma, una pistola, un qualcosa. Tieni premuto LB per difenderti. Oh. Ecco, un attimo. Tieni premuto LB per schivare 3 volte. Oh, l'ha schivata già. Per accedere a equipaggiare un'arma. Oh, grazie al cielo. E ora? Premi LS per attivare o disattivare la corsa. Morì nel tutorial da pro, sì. Comunque adesso abbiamo una spada, quindi mi aspetto grandi cose, eh. Ma scusa, ma fare tipo una fase separata del tutorial? Per avviare la carica del super salto. Oh, attenzione. Wow. Un super salto. Tutti i sistemi di avatar sono pronti. L'interfaccia che ho installato la patch. Vabbè, sì, ciao. Cosa si fa però in questo gioco? Allora, bisogna soccorrere i superstiti. No, no, l'option menu. La mappa però mi sembra un po'... Comunque, sembra un po', quello di... A me... Ok, ma la vera domanda è: dove sono i cioè queste persone che dovrei soccorrere? E soprattutto, come posso eliminare questo nemico molto brutto? Ah, beh. Oh, che cos'è? Gemma di bronzo. Ok, ma questo è tipo... Cioè, questo è Dark Souls in realtà. Ciao DL0, come va? Spero tutto bene. Bentornato a un nuovo appuntamento di Indipendente, la serie dove andiamo a scoprire i titoli indie sparsi per il lungo e il largo del mondo videoludico e ovviamente anche tecnologico in realtà. Superstiti soccorsi, superstiti in cittadella. Questa dovrebbe essere la cittadella? Dei triangolini. Sono sempre buoni. In realtà non è malvagio, però c'ha dei movimenti. Mancano le bestemmie di Dark Souls, diverso ma uguale. Mi sembra una taroccata. Ti sembra, caro DL0, ma potrebbe non essere. Oggi sono stanco, sono atteso il mio turno dal barbiere. Ah, quindi tu in questo momento ci stai guardando dal barbiere, eh? Beh, anche qui mi sa che faccio un barbiere. Eccolo uno, soccorri. Ciao. Ho salvato un superstite. In realtà l'ho ucciso secondo me. Però va bene. Ok. Quindi ce n'è ancora uno. Comunque veramente proprio no brutto, ma cioè un po' particolare. Ciao Giambo, buonasera, come va? Spero tutto bene, bentornato anche a te nel nuovo appuntamento di Indipendente, la serie dove andiamo a scoprire i titoli indie sparsi in lungo e in largo. E eccolo qua. Ma lui è lì, è tranquillo, da solo con i nemici. Mamma mia, che brutti movimenti. Ora sei salvo. Area completata. Sono il più era così finito? Super Seducer a te era partito subito. Non ho mai giocato a Super Seducer in vita mia, Jumbo. Sarà che lo sto vedendo da soli 2 minuti, non mi ispira proprio. Pensa, noi che lo stiamo giocando da più di 2 minuti. un po' bruttino, effettivamente. Un po' bruttino. Cioè, allora, il concept potrei anche ok. Ma il problema è che le animazioni sono proprio legnose. Cioè, guarda come corre. Guarda. Ma tra l'altro c'è questo super salto. Proprio molto, cioè, vediamo un po' poi vi dico, guarda il doppio salto come lo fai. Cioè aveva anche un po' il suo perché, però
è un indie, è quel classico indie che ha delle cose interessanti, ma che poi però... Ma che fa? Ma che è diventato un mostro? Mark il mercenario, ma è un maledetto. Niente, vabbè, e mi fa apparire i mostri. Cioè, Mark il mercenario. E poi sì, queste aree troppo grosse. Cioè, piuttosto mi fai una zona un po' più contenuta e mi ci metti più dettagli, boh. Cioè, capito, tu giri così per questo mondo desolato e poi basta. Poi capito, cioè, questi salti così sono no brutti. Ma poi lui da chi lo devo soccorrere? Da chi lo devo soccorrere lui? Cioè, dai, lo soccorriamo tutti assieme. Ale, perfetto. Ne è rimasto uno e possiamo finire questo scempio. Comunque peccato, dalle immagini mi sembrava molto più interessante. Ma guarda i salti. Cioè, si sta buttando tipo Superman quando si deve togliere. Guarda quell'altro dov'è. Guarda, ma secondo te lui ha bisogno di essere soccorso? Lui ha bisogno di stare lì, di rimanere su questo pianeta ed essere distrutto da questa cosa quantica che sta per arrivare. Cioè, ma io dico, ma c'è un'invasione aliena, il tuo pianeta sta per andare via e tu cosa ti metti sotto quella cupoletta? Così, cioè, ma proprio il concept. Perché non ti fai il now e provi su Marvel Mars? Su Marvel Mars già ce l'ho perché l'hanno messo gratis sull'Epic Game Store, caro evitatore. Scusa, è scomparso. Ah, no, eccolo qua. Ricordati sempre che l'Epic Game Store mettono sempre un sacco di giochi gratis. Ma scusa, R. Ah, ok. Stato 1-2. 1-2. E quello? Quello è un po' più. Questo spara anche. Sono tipo i draghi di spa. Ma sì, vabbè, ma spa. Cioè, oh, Arch. Qua stiamo, non confondere la cacca con la cioccolata, ecco. Proprio. Ah, bello, lui è morto ma rimane così? Beh, carino che i nemici. Vabbè, io neanche voglio commentare, vi giuro. Proprio. Quindi a te come ti sei? Soccorri. Area completata. È finito? È finito! Uffa. No, invece non è finito. Vabbè, cioè, per me è finito qua, però ho attivato un portale di uscita per tirarti fuori da qui. Ah, eccolo. Ok. Accedi al nucleo. Ah, devo andare qui. Mamma mia, che brutto. Ma perché fa sempre questa animazione? Vittoria. Vabbè, ma proprio non ci siamo, non ci siamo proprio. C'è un giochino che... no. Non mi convince. Ed è per questo motivo che spetta a voi. Sì, allora, graficamente può anche avere il suo perché, eh. Perché comunque è un cel shading, ci può anche stare. Però, secondo me... Le animazioni sono bruttissime. Veramente brutte brutte. Cioè, potevano fare molto di più così. Guarda, non dico niente perché è meglio. Però, vabbè. Però, giustamente, essendo l'appuntamento del giovindì, ragazzi, a voi in chat devo chiedervelo. Qual è il verdetto su questo gioco? Cestino? Oppure libreria? Nel senso, quindi ce lo prendiamo oppure no? Buonasera a Gastani Frenzi. Buonasera, come va? Spero tutto bene e bentornato nell'appuntamento ovviamente incredibile ed eccelso, quale è il Indipendente, la serie dove giochiamo ai titoli indie, li esploriamo e li svisceriamo, insomma. Allora, Eviratore dice Namè, DL0 dice Cestino, io da una 10 gli do un 3. User dice, ma direi Lilly non è da buttare ma necessita molto lavoro e supporto. Troppo brutto per essere bello e troppo bello per essere brutto. Cioè, è talmente brutto che fa il giro, riesce a fare il giro e diventa anche bello. No, effettivamente ha dei due o tre elementi interessanti che però sono sviluppati. Cioè, tutto il resto è sviluppato molto molto male. Peccato, perché si poteva, secondo me, forse fare di più. Si poteva fare di più.
Così, secondo me, è un gioco anche un po' sprecato, ecco, per quello che poteva rappresentare, ecco. Tutto lì. Mi aspettavo un po' di più e invece è uscito fuori qualcosa di deboluccio, ecco. È uscito fuori qualcosa di deboluccio, secondo me. Allora, Boring, non so se ci sei, nel caso torniamo un attimino in Just Chatting. E, da 1 a 10 darei un meno 10, ma gli do un 3,5. Secondo me non è abbastanza. Esatto, Salvo, su quello ti do ragione. Perché ci sono dei giochi che sono volutamente un po' brutti. Però è quel trash che ti diverte. Cioè, è un gioco che magari è brutto, però ti diverte lì per lì. Dici, oh vabbè, è bello perché è brutto. Questo invece è brutto perché è brutto, cioè è stressante, cioè ti vedi queste meccaniche che sono palesemente brutte, che non ti piacciono, che non funzionano e che rovinano l'esperienza di gioco. Cioè è un po' come le prime versioni di Hello Neighbor, cioè era super buggato, super però era divertente. E allora da lì poi l'hanno tutto continuato, sono andati avanti. Quindi su quel punto di vista tanto di cappello. Invece questo qui un'occasione sprecata, secondo me. Si può arrivare ad un livello accettabile ma richiede lavoro. Esatto, però indovina un po', user, è un lavoro che non arriverà mai. Non arriverà mai, purtroppo. Non arriverà mai. E Hello Neighbor, sì, esattamente. Dov'è Boring? Vabbè, ho già cambiato io categoria perché se aspetto lui, veramente. Tu dimmi che moderatore è che devo fare io le modifiche alle categorie e a tutto il resto. Ma io non ho capito. Ma dove stiamo? Allora. Comunque, per il prossimo gioco, invece, faremo affidamento ad un'altra struttura, perché quello che abbiamo provato adesso era su Stadia, ma era disponibile, mi sembra, anche su PC, se non erro. Adesso, invece, andiamo a provare un gioco, sempre indie, sempre uscito comunque da poco, in realtà, che invece è disponibile sul Game Pass, ma che io proverò tramite xCloud, perché lo sapete, come sempre, sono insomma, l'anteprima insomma di xCloud, quindi lo possiamo provare. E volevo vedere questo titolo molto molto particolare, che più che un indie qua siamo più sui livelli di un doppia A, secondo me, che è Call of the Sea, che ovviamente dovrò sempre cambiare io la categoria, quindi Call of the Sea, eccolo qui. Questo ne ho sentito parlare bene, quindi sono un po' curioso. Torniamo ovviamente nell'apposita sessione e lo vediamo. Vediamo un po' come va. Controller disconnesso, ma no, è connesso, ragazzi, eccolo qua. Ok. Perfetto, e ce lo vediamo. No, sono un cretino, ok. Che format porti su YouTube? Su YouTube trovi innanzitutto gli estratti delle live delle avventure di Frankie. Trovi un sacco di contenuti particolari, ma principalmente trovi il Frank News, la serie che ti tiene costantemente aggiornato sulle news videoludiche e tecnologiche, e poi basta, perché altrimenti sarebbe un TG, dove appunto si parla di videogiochi e di tecnologia, senza però essere un TG. Vediamolo un po'. Ricordo sempre, gira su xCloud, quindi come se ci stessimo giocando da Xbox One S, però ci stiamo giocando da una pagina ovviamente web. Quindi purtroppo mi aspetto anche tempi di caricamento forse un po' eccessivi. Figo, dare un'occhiata. Appunto, esclamo di voi YouTube, oppure eccolo qua, è apparso proprio poc'anzi. Ma che è? Tarzan? Sai che non lo so. Mi ricordo il trailer, che sembrava un po' Sea of Thieves, però questo dovrebbe essere un gioco adventure. Tra l'altro, tra i doppiatori, cioè la protagonista è la stessa voce di Firewatch, giocone, che se non avete giocato, giocatelo. E quindi vediamo un pochettino. Premia Firewatch. Ragazzi, Firewatch è un imperativo, lo dovete giocare. Grafica, ovviamente la luminosità, partita, c'è la lingua del testo, ok. Rilevamento, dondolio della testa, ok. Audio, ok, perfetto. Nuova partita. Lingua del testo, ok, inizia la nuova partita, vai. Ma c'è il Game Pass con il Live Gold compreso? Sì, è l'Ultimate, sarebbe l'Ultimate. Tra l'altro, proprio inizio live parlavamo con user che se tu vuoi avere 3 anni di Game Pass Ultimate, che includono ovviamente anche il Live Gold, fai la conversione. Anche secondo me. Sì.
E non ora. Nel dubbio assorto. Prologo, un cimelio di famiglia. Ah, ma proprio così? Ma se- no, ma sono sott'acqua. E tu puoi convertire l'abbonamento Live Gold in Ultimate. Poi l'ho messo, ho messo, vabbè, metterò il video sul bocciato. Il gioco è tutto così, dovete notare. Si può notare, dai. Una porta qua. Vabbè, chi non appende l'orologio su uno scoglio sott'acqua? I'm trapped in here. Lo sai, mi sa di sì, Evirasora? These stairs. I'm climbing these stairs again. Vabbè, parla sott'acqua, ragazzi, perché sono i suoi pensieri, eh. The voices are calling me. My old music box. It's broken. I have to fix my old music box. I have to get it. I have to. Those horrible dreams again. I've had them repeatedly ever since my mother died and left me that music box in her will. Harry always said that old family heirloom had something to do with my family's strange disease. Hmm. If the doctors won't give us an answer about your illness, I'll search. Beh, gettiamolo sto cre- Madonna, che cos'ha? Aiuto. Tra l'altro grafica, vi ricordo che in realtà penso la versione PC sia 3000 volte meglio, perché questo è in cloud e gira dalla quella che è la versione per Xbox One S. Perché xCloud al momento gira con One S. Entro quest'anno faranno l'upgrade e invece girerà con X Serie X, che sarà molto molto meglio. Comunque prima persona, quindi. Il diario, ok, con A. Mamma mia, lei quindi c'ha queste macchie strane. Ah, the amazing adventures of Nora Everhart, art teacher. Quindi sono, è il 1934. Cose da ricordare in questo viaggio straordinario. Nora, ricorda questo numero, 506. Ok, abbiamo solo... Ah, note e registro, ok. Ok. I guanti, beh, mettiamoceli. Ah, lei si ricopre perché non vuole far vedere che ha. Ah, carino però, eh. I stored all its contents in my locked suitcase. I received a mysterious package at my house. Ok, sembra carino. E c'è questa radio, vediamo. Love this song. Oh my, I have the worst memory. Ah, ok, già ho capito, il codice è 506, immagino. Thank goodness I always bring my journal with me to write things down. Ok, carino però che devi un po' ingegnarti, no? Ok, adesso. Mamma mia, il maestro! Il maestro delle combinazioni. Strange and sharp relic came in the package I received at home. Un po' tipo Resident Evil, che puoi analizzare l'oggetto così. I saw this island in one of my unsettling dreams. Harry Everhart. Mio marito, il mio compagno, il mio amico più caro. Find him. Ah, bisogna trovarlo. A brass key with the letters CW engraved on it. And some enigmatic instructions. Prendi. Beh, altro? Ci dobbiamo vestire? No, siamo già vestiti. What was I thinking when I brought all these dresses on this trip? I think I've overpacked. Ok. Ok, Nora. From here on out, you're on your own. Sai che non lo so, Eviratore?
Non so. Secondo me si esplora e basta. Achievement unlock. Out of the blue. Lower the motorboat. Be careful with Mrs. Everhart. Beh, comunque, adesso, al di là di tutto, si percepisce che comunque è un gioco già fatto molto meglio, ecco. Torneremo a prenderli fra 3 giorni. Ok. Poi fatto in Unreal Engine. È più puzzle game. Infatti, immaginavo. Ma già solo adesso dall'inizio che dovevi vedere il diario per capire la combinazione. O comunque io vi ripeto, ce lo sto giocando da una pagina di Microsoft Edge, Nel mezzo dell'oceano, dopo aver attraversato mezzo mondo a qualche miglio dal luogo in cui dovrebbe trovarsi mio marito. Quindi il concept è lei che deve cercare suo marito. E comunque sta girando su One S, quindi... Certo, oddio, qui in acqua magari se la cava un po' male, però... Ma sbaglio, c'è un po' d'acqua qua dentro. Da San Francisco a Tahiti. E da lì fino a qui, un'isola in mezzo al Pacifico che da queste parti non vogliono neanche nominare. Acqua che mi pare eccessivamente pesata. Guarda che bello anche l'effetto del vento. Call of the Sea. Vabbè, allora si vede che siamo su One S perché guarda, c'è l'acqua che fa proprio fatica. E comunque il gioco lo stiamo vedendo in realtà in 720p, però. Una splendida isola paradisiaca, circondata da scogli pericolosi e protetta da pali per non far avvicinare nessuno. Perché? Già che mi dici One, poi S. Però dai, quando lo aggiornano a Series X, lì sì, sarà sicuramente molto più bello. Comunque è disponibile nel Game Pass questo gioco, Quindi anche su PC lo si può scaricare e si è a posto. Sono sicuro che su PC già si vede molto molto meglio, perché mi ricordo un trailer che si vedeva abbastanza bene. Ma ci sono i piedi? No, non ci sono i piedi, mamma mia. Perché? Perché? Io veramente giochi in prima persona, devi avere il corpo, si deve vedere il corpo. Qualcuno è stato in quest'isola di recente. Allora, lei giustamente commenta a voce tutto quello che prende e vede. Qui... Un appunto scritto in francese. Capisco solo due parole. Idée e mort. Che significa... Aspetta, leggi. No, ascolta. Isola e morte. Vabbè, isola della morte, in poche parole. Ma questo secondo me... Cioè, è vero francese quello che è scritto qui? Secondo me a chiunque legga queste parole. Non avanzate nel profano... In quest'isola profana, perché troverete la morte. E... In più... Pass Plus, tipo... Ah, e in più abbonatevi al PlayStation Plus. Secondo me è questo. Più o meno questo è il messaggio. Ed ecco perché appunto muore, perché giustamente è un gioco che... È su Xbox. La lama non è più affilata. E quindi non la posso più usare? Gran peccato. Noi abbiamo profanato, non andate più lontano. È la traduzione vera? In francese, che non faccio dalla terza media. Vabbè, buono, buono. Abbiamo una traduzione. Oh, perfetto. Poco affidabile, ma c'è. E quello? Ok, comunque questo è un dead end, quindi non possiamo andare altrove. Ma
mi sembra di notare che... No, ok, pensavo ci fosse il tempo dinamico. Cioè, che le ore stessero comunque passando. Qui porta chiusa. Porta sicuramente molto chiusa. Passiamo di qua allora. Vabbè, palesemente c'è una civiltà indigena che comunque abita qui. Un po' buio. Ah, certo, tutte queste cose lei non le commenta. Ah, Unu. Sembra che raccontino una storia. Sembra un Sea of Thieves. Vabbè, in realtà è come se fosse un Sea of Thieves esplorativo, però esclusivamente narrativo, misterioso, con i puzzle, investigativo anche per certi aspetti. So why build such a big one? Well, that did something. E con scritto in francese, sì. Something's missing. Qui manca qualcosa. Una chiave di ottone. Ma manca un gancio. Devo trovare il gancio. Manca la copertura del meccanismo. Ah, no, manca la copertura. Ah, è vero, perché quello ce l'ha e questo no. E quindi cos'è? Devo trovarlo. Ma come Nora? Lei si chiama Nora? What? What? Someone carved my name. What? 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 Someone carved what? 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 Someone carved my name in the back of this Unu. What? Ok. Ah, devo usare la chiave. It opens it. So whoever sent me this key was here. Ah, quindi cioè sotto il sasso c'è qualcosa. Praticamente è una caccia al tesoro a tutti gli effetti. Quindi devo trovare però questa misteriosa cosa. Sempre se la troverò. E soprattutto, ma lei ce l'ha una pala per cercare? È veramente Sea of Thieves. Chissà dove sarà poi. Allora, in realtà ci fermiamo qua con Call of the Sea, che comunque, devo dire, mi gusta abbastanza, è molto carino in realtà, c'è il salvataggio automatico tanto. Mi è piaciuto anche abbastanza, torniamo un attimino qui in Just Chatting, perché devo dire, vabbè, si vede che è una produzione un po' più curata. Sicuramente non è magari il gioco che può far per voi, dipende un po' dai vostri gusti, però l'ho trovato interessante. Ha quel tipo di narrativa particolare che però mi incuriosisce. Ecco, personalmente probabilmente me lo giocherei volentieri. Aspettate, devo trovare un modo per uscire da qua. Ok. E quindi molto figo. Tra l'altro, nel senso, stava girando comunque in versione cloud, quindi tanto di cappello, insomma, perché era molto molto bellino e godibile. Quindi chat, date un voto a questo gioco. Cosa ne pensate? Alcio dice 6 e mezzo. User dice ci può stare, dai. Ma soprattutto lei ha un galeone sul quale non potete. Grazie mille Fi Universe per il follow. Benvenuto qua nell'avventura di Franky in streaming da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Chiedo bene che ho disattivato gli alert, ma prima sono arrivate delle ondate minacciose di bots di compagnia bella. Però comunque sia, grazie mille per il follow. Benvenuto qua nell'avventura di Franky, appunto in streaming da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Spero che la live possa essere di tuo gradimento. E detto ciò, torniamo un attimino quindi a parlare di questo gioco. Salvo gli dà comunque un 7. Ecco, forse sì, per il momento, per quel poco che ho visto, anche io gli do un 7 senza nessun problema.
e devo dire è interessante, ha quel suo perché di grafico, quindi sì, comunque sicuramente meglio di quello di prima, ecco, meglio di Pixel Junk che peccava su parecchie cose, ecco, peccava su parecchie cose. Ma attenzione, perché adesso vi farò vedere il terzo ed ultimo titolo di oggi dell'appuntamento di Indipendente, che è un titolo bello e dir poco, ragazzi. Bello e dir poco. Allora, non mi sono voluto spoilerare molto di questa demo, perché in realtà di fatto attualmente il gioco non è ancora uscito, è disponibile una demo, e questa demo è molto 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 particolare. La demo di un gioco che era stato presentato, pensate, perché io non vorrei sparare 2017, ma forse penso di sì, vediamo un po'. Vediamolo un po' il primo trailer. No, nel 2018. No, nel 2017 è stato annunciato, pensate, nel 2017. Poi si è rivisto per sempre un minutino nelle 3 del 2018 e poi non abbiamo più saputo niente fino a pochi giorni fa, dove è uscita una demo. Io spero che questo gioco esca quest'anno, perché sono passati veramente è passato troppo tempo, ragazzi, è passato troppo tempo. Parliamo di Tunic. Parliamo di Tunic, ragazzi, è un giochino veramente molto molto bellino, scritto Tunic, caro Boring. Di che? Di Tunic. Dottoraccio che riscatta gli applausi. Allora, aspettate che trovo il tutto. Ah, è senza categoria. In che senso è senza categoria? Aspettate. No, è stato presentato all'E3 del... Allora, intanto vi faccio vedere il trailer. Tunic... Vi faccio vedere il primissimo trailer, tra l'altro, quello del 2017. L'announcement trailer, pazzesco, ragazzi, è passato troppo tempo. Guardate. Sono cambiate un po' di cose da questo primo trailer ad oggi, eh. È bellissimo. Secondo me è un gioco che bisogna tenere l'attenzione. È una sorta di Zelda, ma in realtà attenzione, perché è una sorta di Zelda ma misto a Dark Souls, ragazzi, eh? Perché ha delle meccaniche alla Dark Souls, soprattutto questa cosa dei combattimenti molto difficili con la stamina e con i checkpoint tipo Falò, dove poi riparti da lì. Però unito a un Zelda. Cioè, vedete? È molto molto figo. E questo è stato il primissimo trailer del 2017. Quindi immaginatevelo. Poi c'è stato un altro trailer nell'E3 del 2018. Quindi un anno dopo. E... qua addirittura sto vedendo questa cosa, adesso la vediamo. Qua dissero console launch exclusive. Speriamo di no. Cioè, in realtà vedo che c'è la pagina su Steam, quindi non penso. Forse le cose sono cambiate poi. A me quando c'era ancora il pubblico dal vivo. Questo era il famoso E3 dove si era vista la demo di Cyberpunk. Qui vedete, già è cambiato. Lui si sveglia senza lo scudo. Secondo me esce anche nel Game Pass. Salvo che non si siano tolti da... Cioè, comunque è pazzo. Guarda, sono passati un sacco di anni, eh. Guarda che bello. Comunque è bellissimo, ragazzi. Veramente bello.
Ma così? Ma che è? Ma che trailer è che si interrompe a 58 secondi? IGN, vabbè, ma che vergogna. Ma che vergogna è questo trailer? Ma è bruttissimo. Ce l'abbiamo Tunic E3 2018. Eccolo qua, aspettate, c'è quello completo. Vabbè, 1 minuto e 28. Cioè, allora, ha uno stile che è un mix tra il low poly e... È bellissimo, perché vede, gli scenari non sono in realtà low poly, cioè sono comunque fatti un po' più particolari. Invece il personaggio, i mostri, dice è bellissimo. È un mix di stili stupendo. Vedi, i mostri comunque... Beh, fighissimo. Cioè, chiaramente è fortemente ispirato a Zelda, eh. Però... Guarda qua poi, cioè, questo chi è? Ganondorf, chi è? Guarda qua. Oppure è un po' anche Dark. Cioè, fighissimo. Poi, da questo punto in poi, non si è più saputo niente del gioco, che io sappia, perché sto vedendo un po' di Tunic, no? Dopodiché è uscito semplicemente la demo un paio di giorni fa. Fine. Rieccomi a capire la sala. Mazza, velocissimo, velocissimo. Quindi da lì in poi non è più uscito nient'altro. Anche se vedo che c'è il canale... C'era il canale, pensate, di uno sviluppatore, Andrew Schuldeis, che faceva gli aggiornamenti. E l'ultimo aggiornamento risale a 2 anni fa. Quindi incredibile. Veramente figo. C'è la pagina su Steam, quindi lo potete anche già mettere nella wishlist. Io vi dico, fatelo se potete, cioè non vi costa niente, perché metterlo in wishlist un gioco aiuta tantissimo a Steam per incentivarlo. Comunque le categorie per il momento... Ah, ecco! Io mi sono scordato di dire la cosa più importante di questo gioco. Questo gioco è fatto solo da lui. È fatto solo da questo ragazzo qui, ovvero Andrew Schuldeis. È fatto solo da una persona. Quindi, forse adesso capisco i tempi di sviluppo e perché sono così dilazionati. E bravissimo. Questo è l'update 5 che non so quando è uscito. My name is Andrew or Dicey and I'm making Tunic, an action adventure about a tiny fox in a big world. Happy New Year. Guarda qua. Qui c'ha la mappa lui, eh. Tra l'altro il gioco all'inizio si chiamava Secret Legend Game, era il nome iniziale. And let's start the year off right. E la mappa, se ci fate caso, è super ispirata a The Legend of Zelda Link to the Past. Behind the scenes look at some of Tunic's development. First of all, some exciting news. Tunic's going to be in Wireframe magazine with Erica June's wonderful art. Pensa on the cover itself. You can pick that up online or in stores on January 17th. Tunic will also be at PAX South in San Antonio from the 18th to 20th at booth number 1060. Now, making a game about discovery and exploration means it's sort of hard to show off new stuff because it's secret. But over the holidays I did put together this, you know, fun little festive tweet. Comunque c'è. People seem to really push off the ground. We can squash. Ma pensate, fa vedere tutte le animazioni a cui sta lavorando. Build up of potential energy. Perché parla SMR non lo so. Comunque sia, ciao Joe, buonasera. Come va? Spero tutto bene. Vecchio stile, se non è perfetto, non farà una bella fine. Guarda, DLZero, ho fatto vedere già un po' di gameplay. Tra l'altro, guarda, questo è un gameplay, attenzione, non l'avevo mai visto, un gameplay del 2018. Questa è una demo della versione del 2018. Il gioco, vi ricordo, è stato annunciato nel 2017, fatto da una sola persona.
Tipo l'interfaccia è diversa. Non è così. Ma in realtà non è che non se lo caga nessuno, è che appunto è annunciato 3000 anni fa e poi non se ne è più saputo nulla. E questi sono i tre slot delle armi, cioè tu le puoi mettere in uno slot a tuo piacimento. Poi vedete, ha il lock dei nemici come su Zelda, ma come poi anche sui Dark Souls. Poi, cioè, è fighissimo, ci sono questi messaggi con la lingua che non capisci, è incomprensibile. È fighissimo. Ora è cambiata un po' l'interfaccia, però vediamo un po' se c'è quello che volevo farvi vedere. Allora, adesso in realtà, al di là di tutto, io devo trovare un modo per riscaricare la demo, perché ragazzi, su Steam penso che era una demo a tempo limitato, perché adesso mi appare acquista, che ovviamente non va. Giustamente non va. Comunque c'è scritto coming to Xbox One e wishlist on Steam, quindi immaginatevi. Penso che era esattamente, però siccome io non mi voglio arrendere, volevo vedere Tunic demo download. Magari c'è qualcuno che l'ha che sai, no? L'hanno messa a scaricare. Tunic demo download 2021 PC. Guarda cosa devo cercare. Qualcuno l'avrà messa la demo del gioco senza che mi becco però un virus? No. Niente. Mi sa che è un grande peccato. Ma perché le fate a tempo limitato? Perché pure voi come Resident Evil mi devono... Però io ce l'ho ancora la cartella con i file, quindi... Steam... Steam Apps, vediamo un attimino se riesco a trovarlo, dai. Grande peccato però, eh. L'avrei voluta giocare comunque in live. Tunic Demo. Tunicdemo.exe. Ti prego. Ti prego, apriti. Fammi sognare. No, si è aperto Steam. Non c'è un modo... Tipo io esco da Steam. Guarda, si era aperto per un attimo. Non penso... Cioè, dici che è impossibile, vero? Se andassi offline su Steam... Dai, cioè, ma io... Cioè, le demo a tempo... No, deve esistere. Esisterà un modo per continuarci a giocare fino all'inverosimile. Nemmeno si apre, comunque. L'exe c'è. Se io faccio apri come amministratore, per un attimo si apre. Però poi, ovviamente, mi dice... Uè. Cioè... Secondo me c'è un modo. C'è un modo, però dovrei diventare un attimo hackerman e... Cioè, bruttissimo. Io ce l'ho qua nella mia libreria e non posso giocarlo, no. Che vi devo dire? DL0, grazie per essere stato qua in nostra compagnia. Vabbè, vediamo il video del gameplay allora, basta. Tunic demo gameplay. Peccato, l'avrei voluto giocare in live. E c'è la demo, sempre fatta da IGN... Che dura comunque, non durava tantissimo, durava 8 minuti, quindi non ho trovato nulla, neanche io. Vabbè, figurati, c'è chi è che si mette a... Allora, comunque, questa è la demo invece che comunque io ho giocato, una piccola parte, che però la troviamo, la vediamo così. Vediamo un po'. E vediamo anche il cambiamento, perché comunque c'è stato un po' di cambiamento con quest'ultima demo. Cioè, graficamente mi sembra anche un po' più pulito. E vedete che l'interfaccia è cambiata. Adesso le armi, vedete, sono messe un po' sopra semicerchio e la salute e la stamina hanno un loro stile. Ovviamente qua sono sempre messaggi scritti in maniera criptica. Anche l'inventario, insomma, i suoni. E poi ovviamente... Cioè, anche che, vedete che bello poi come si è rotto il vaso e i pezzi sono rimasti così.
È molto bello perché è un misto tra esplorazione, Zelda e Dark Souls. Che vedete perché? Fidatevi. Vedrete dopo quando combatterà. Cioè già solo il fatto che comunque c'è la stamina come concetto è... Però visivamente è proprio bello. Proprio bello, bello, bello. Ha uno stile così unico. E poi il fatto che l'abbia fatto e lo stia sviluppando una singola persona... Veramente fuori di testa. Vedete, non, si intravedono per poco, però le grafiche dei messaggi sono tutte scritte con la lingua di gioco. E vedete questa statua qui? Questa sostanzialmente è tipo il falò. Cioè tu vai lì, lo attivi e respawn in caso di morte da lì, dall'ultimo punto. Quindi i nemici ovviamente si possono, cioè si rigenerano, respawnano. Quindi se li avete eliminati ritornano. Gio, non mi fare la Resident Sleeper su questo gioco, perché è veramente bello. È proprio figo. Tanto c'è su Steam, quindi magari un giorno lo potrai giocare anche te. Spero quest'anno. Vabbè, la musichetta... Allora, la musichetta... Però la musichetta la volevo... Vedete qua, livello 3 Fortress... Pare che forse sia diviso in livelli a questo punto, mi viene da pensare. Però comunque l'esplorazione è tutta unica, con questo mondo di gioco tutto connesso. Qua poi East Forest. Vedete, qua c'è un messaggio, no, ok. E vedete, ti fa vedere queste cose stranissime. Cioè, fighissimo, veramente fighissimo. Gianni, grazie mille per il follow, benvenuto qua nelle avventure di Frank in streaming da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, bentornato, benvenuto più che altro nell'appuntamento di Indipendente, la serie dove andiamo a scoprire, sviscerare ed esplorare titoli indie. Stiamo vedendo il gameplay di Tunic, un titolo indie che è stato annunciato nel lontano 2017, che si ispira a The Legend of Zelda, con qualche meccanica Souls-like, è veramente molto interessante e molto bello da vedere. Purtroppo la demo non è più giocabile, quindi semplicemente vi sto facendo vedere il gameplay dell'ultima demo che è stata rilasciata qualche giorno fa. E comunque niente, io queste demo a tempo limitato veramente le odio. E qui ad esempio non sono passato qui, quindi sto anche vedendo roba nuova. E c'era la spada, quindi io come un cretino sono andato avanti con, con il bastone. No, ok, e ti prendi la spada. Molto bellina. E poi ovviamente gli puoi dare lo slot. E vabbè, adesso la spada... Ah, vedi, con la spada puoi rompere... Puoi rompere i cespugli, vedi, figo. E quindi puoi proseguire in altre zone. Cioè, c'è proprio questo effetto di profondità. Comunque mi ricorda molto graficamente il remake che hanno fatto di Link's Awakening. Questo stile così è fighissimo. Vedete, lui attiva questa statua particolare e ritornano i nemici. Quindi... un po' appunto souls-like-iana questa cosa. Forse lui torna indietro e se ne va, vedi, fa quello che io avrei dovuto fare ma che non ho fatto. Dove va? Dove sta andando? È impazzito. Certo, la musica, c'è questo tema a palla che io spero poi magari ce ne siano di più, però metto l'audio basso perché almeno si sentono gli effetti sonori. Fatemi sapere in chat che cosa ne pensate e ovviamente io mi auguro esca quest'anno. Ah, vedi, andava di qua, ma pensate. Poi vedete, i nemici ovviamente hanno la loro barra della vita. Non so questi oggettini a che cosa servono, sinceramente. Ah, lì è bloccato, ha messo dei blocchi così, quindi non si può andare. Io penso che è un gioco molto giocabile da giocatori. Beh, grazie per questa tua introspettiva, Joe. Ne avevamo tutti bisogno. Qui distrugge nemici. Vabbè, ma di qua già c'era passato. Ah, ora vedi, si può andare di qua. Quali segreti nasconderà questo posto? Quindi anche un po'... Vabbè, sempre come Zelda che... qui... Ma... No, non ci credo, i tizi con la pistola. Ma pistola proprio fortissima? È morto.
È molto figo. Vedete, morendo, lui ritorna nell'ultimo punto dove ha salvato. Io ripeto, tenetevelo sulla wishlist di Steam perché va tenuto d'occhio questo gioco. Ah, vedi lo scudo. A me incuriosisce tantissimo, cioè tutto ciò che poi ha quel minimo che riecheggia un pochettino Zelda è bello da vedere, bello da vedere. Ciao Jacko, buonasera, come va? Tutto bene? Bentornato qua nell'avventura di Frank, appunto in live sempre da lunedì al venerdì dalle 18 alle 20. Questo è l'appuntamento di Indipendente, la serie dove andiamo a esplorare, a sviscerare i giochi indie. E dopo aver visto due giochi molto molto simpatici, il primo di dubbio gusto è disponibile su Stadia, il secondo è Call of the Sea, che invece è disponibile su Game Pass, su PC. Noi l'abbiamo persino provato in cloud tramite xCloud. Questo invece è Tunic, di cui io avevo la demo, ce l'ho tuttora installata, ma purtroppo non si può più avviare perché era una demo a tempo limitato. Di questo gioco molto molto bello, annunciato nel 2017, fatto da una singola persona, forse si spera vedrà la luce quest'anno. Me lo auguro, me lo auguro. Mi sono messo il concerto di Daft Punk in sottofondo, era sempre un gioco bello. Dai, no. Io ecco giusto l'auto soundtrack mi auguro ne metta di più. Poi ci sono questi marchi ingegni che si attivano per sbloccare delle scorciatoie e fa un mix di elementi molto interessanti, però con un'esecuzione veramente bella. Vedete come ovviamente schivare ti consuma stamina, quindi comunque i combattimenti, anche un 1v1, ti richiede un minimo di impegno. È figo. Non mi vengono altri modi per descriverlo. C'è la salute. Ricorda molto Zelda, sì, è palesemente ben ispirato a Zelda, però... È figo, cioè più che altro se ti ispiri a Zelda e fai un quarto di quelle cose fatte bene. Graficamente è proprio figo, cioè c'ha questo stile unico. No, ma pensate, nella demo si poteva affrontare questo. Ciao Matteo, buon proseguimento di serata, spero che la streaming sia stata di tuo gradimento. Ci si vede domani, sempre qui, dalle 18 alle 20. Qua mi sa che in questo gameplay il tizio le prenderà di santa ragione, perché questo mostro è... non solo bello forte, ma lo vedo anche bello aggressivo. Vedete con quanta ferocia sta attaccando? Guardate, cioè qua secondo me i combattimenti sono anche belli ostici. E poi purtroppo la demo mi sa che terminerà con la morte di questo qua. Eh sì. E questo è Tunic. Questo è Tunic, veramente molto molto carino. Veramente molto carino. Cioè comunque posso dire però, gran peccato che la demo non è più disponibile. Cioè, perché? Perché? Cioè, ma fatemi un... Comunque pare che poi abbia fatto addirittura, ci sono state dei momenti di Q&A con lo sviluppatore. Oh, però bravo ragazzi. Sì, mettiamo just chatting. E niente, non ci sono play the demo. Ah, comunque sì, c'erano le date. Ah, era fino a ieri. Erano fino a ieri. C'è il Discord, comunque sia ufficiale. Dai, comunque sia, mi unisco. Mi farò un giretto per ora. Play a limited time demos. Ah, vedi. Tunic. Ci sono anche in realtà delle demo di altri giochi, di altre cose, però vabbè, carino. Tunic. Attenzione, che leggo che forse qualcuno su Reddit ha fatto qualche cosettina per continuarla a giocare. Molto bene. Allora, vediamo un po'. Ci sono un po' di domande riguardo a Tunic. Allora, quando è che uscirà Tunic?
Tunic al momento non ha una data di uscita annunciata. Arriverà sulle console Xbox, quindi su Xbox One, Series X e Series S. Arriverà prima su console e anche poi su PC e Mac. Quindi attenzione. Non arriverà mai su altre piattaforme che non siano Xbox, PC e Mac. Non possiamo rispondere a questa domanda in questo momento, quindi ottimo. Arriverà sul Game Pass, non abbiamo ancora fatto annunci, a parte che il gioco arriverà su Xbox One e Series X al lancio, quindi attenzione. E la demo, vabbè, c'è una demo che appunto dal 23 al 26 aprile richiede il controller. E... vabbè, riguardo i geroglifici possono essere tradotti, non vi preoccupate riguardo a questo. Ma che non vi preoccupate neanche riguardo a questo, fanno sempre queste domande un po' simpatiche. Dopo oltre 2 anni e mezzo assemblare il PC della domenica. Ah, bravo, bravissimo user, bravissimo. Quindi se io cercassi Tunic Reddit, really enjoy the demo. Allora, adesso io scrivo, ragazzi, c'è un bel hack per... The demo is live. Any update on the release date? Cioè, però voi non potete fare Tunic demo. Sì, no, sono nel Reddit ufficiale. Forse avrà notizie. Sì. Comunque niente. Non si sa quando uscirà. Questa notizia è di 27 giorni fa. Ancora niente. E The Tunic Demo. Mazza, però il Reddit è proprio. È peggio del mio. Comunque. Non scrivono niente. Su Reddit ufficiale non ti mettono. Vabbè, forse non è questo. What happened to Tunic? Tunic looks amazing. Tunic demo. Tunic. Voglio sapere di più. Certo, potevano mettere dei contatti ufficiali. The Tunic Twitter page gets updated periodically. Va bene. E quindi nient'altro. Tunic looks amazing 2 anni fa. 8 mesi fa c'è una demo. Quindi c'era una demo anche 8 mesi fa. Quindi in realtà già hanno fatto queste cose di mettere le demo a tempo limitato. Sono delle persone perfide, però ve lo posso dire. Però c'è il sito ufficiale che non ha niente, ovviamente. Vabbè. Mi dispiace, l'avrei voluta giocare questa demo, oltre che vederla e basta. Però oh, magari questo è l'anno buono, è l'anno che esce, quindi ne vedremo di più, ne vedremo più. Comunque sì, sicuramente su Reddit ufficiale non penso, perché poi ti immagini lo sviluppatore, in realtà non volevamo questa cosa, quindi sì. Ciao Mr. Shani, come va? Spero tutto bene. Ok, dopo essere stato accecato dall'acqua del gioco di prima sono tornato a vedere. Quale gioco, Mr. Shani? Tunic? Non penso, non era così accecante. Forse era Call of the Sea? Perché nel primo gioco non c'era sicuramente l'acqua, quindi... penso che tu ti stai riferendo a Call of the Sea, ecco. Call of the Sea. Tunic invece te lo sei perso, è un gioco veramente molto molto bello, però questo sviluppatore adesso lo devo contattare e gli dico: "Au, quando è che fai uscire questo gioco, perché sai come merita molto". Tra l'altro i requisiti di sistema già ci sono e sono abbastanza importanti, ti richiedono 1 giga di spazio disponibile, 4 giga di RAM, un Intel i5 e Windows 7 addirittura, quindi neanche Windows 10, ma Windows 7. Ed esce anche su Mac comunque sia, quindi c'è anche il supporto. Giocatore singolo e supporto completo per i controller, quindi per il momento questo sappiamo, questo è... Lo voglio il prima possibile, se non ho visto diversi environment, diversi ambienti... Lo voglio quanto fra poco il desiderio di giocare invece a Returnal, che anche quello comunque sia in un certo senso è un po' un indipendente, è un po' più nella fascia dei doppia, però ha ricevuto il grosso budget da Sony per poter fare un importante
un importante progetto, qual è il Returnal, che io aspetto con ansia e che scopriremo il 30 di aprile. Quindi sono molto molto anche lì sul chi va là e vediamo bene. Lo ho iniziato a programmare di recente questo gioco, quindi sì, solo 5 anni fa, sì. Ma in realtà poi mi aspetto che, siccome il primo annuncio è stato durante l'E3 del 2017, secondo me poi il gioco era già in sviluppo un po' prima, quindi chissà lui da quanto è che ha questo progetto in gestazione, perché comunque farlo da solo, i tempi di sviluppo immagino che siano sempre sempre più lenti. Però sai, mi aspetto qualcosa di bello, ecco, mi aspetto qualcosa di bello, qualcosa di positivo. Confido che possa uscire quest'anno, cioè se non esce quest'anno, l'anno prossimo, però dai. Certo, secondo me questo è anche uno di quei giochi che, siccome lui, essendo da solo, cioè ha un paio di collaboratori da quello che ho capito, per la musica e per altre cose, però sostanzialmente è lui lì allo sviluppo, ipotizzo che questo tipo di gioco lo pubblicherà quando è sicuro ed è certo al 100% che il gioco sia pronto, sia fatto e finito. Anche perché poi questi tipi di giochi, se escono con grosse problematiche, finiscono male. Se invece questo gioco esce pulito, lindo e senza sbavature, come comunque sta promettendo dalla demo che ho giocato io personalmente e da quello che abbiamo visto anche prima, ci ritroveremo poi con un titolo che potrebbe fare scalpore, ecco. Quindi io sono molto fiducioso, gli do tanta fiducia per questo gioco e speriamo bene, speriamo bene. Vediamo se sono arrivati messaggi al riguardo. No, nient'altro, pensavo fossero arrivate news a riguardo. E ci mette comunque meno di Cyberpunk, sì. Ironico, d'altronde se il requisito minimo Windows 7, sì, 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 infatti. Vabbè, quando l'aveva annunciato, ancora non era stata annunciata Xbox Series X. Nel palco dell'E3 del 2018 c'era scritto console launch exclusive, quindi immaginatevi. E Cyberpunk ormai è l'esempio di come non fare un gioco. Eh sì. Tra l'altro fa sempre ridere che comunque ad oggi il gioco non è disponibile sul PlayStation Store. Cioè ad oggi, se tu vuoi comprare questo gioco sul PlayStation Store in digitale, non puoi più farlo. Guardate che è grave, eh? È grave, però, come dire, lo scopriremo strada facendo come andrà questo simpatico giochino. Io spero veramente che vada per il meglio, ecco, nulla di più e nulla di meno. Comunque c'è il Discord, quindi io intanto me lo son salvato e vediamo un pochettino che cosa diranno al riguardo, perché hanno anche altri giochi in sviluppo, quindi vabbè dai, speriamo bene. E hanno anche le loro giuste motivazioni, non hanno pubblicato troppo presto, queste sono le conseguenze. Sì sì, assolutamente, assolutamente sono le conseguenze di uno sviluppo troppo veloce, di uno sviluppo, vabbè, ne abbiamo parlato veramente tantissime volte. Tra l'altro ho avuto anche l'occasione qua su questo canale, lo trovate poi anche su YouTube, di fare uno speciale molto molto particolare con il doppiatore di V. Però poi ne abbiamo discusso invece sul canale di Game Source, sempre con il doppiatore, anche per capire un po' com'è stato anche quel lato dello sviluppo. Comunque è un gioco che vabbè, ne continueremo a parlare veramente per tanto tempo. Allora, a questo punto io volevo tenerlo per il prossimo appuntamento, però visto che ce l'abbiamo, perché non dargli uno sguardo a un altro titolo indie disponibile sempre sul Game Pass, sempre anche qui lo possiamo provare tramite xCloud, che si chiama Narita Boy, che è stato aggiunto di recente col Game Pass nell'ultima ondata. Quindi vediamolo, degustiamolo e scopriamo un pochettino di più su questo gioco. Quindi, caro Boring, se ci sei puoi cambiare categoria e mettere Narita Boy e vediamolo un pochettino. Fatto dal Team 17, quindi i ragazzi che hanno fatto anche Worms. E adesso vediamo se il controller si accenderà. Attenzione, ok. E vediamolo un po'. Quello con la copertina di Tron, sì. Vediamo un po'. Divertiti e condividi il tuo feedback. Questo è l'unico Neo rispetto a Stadia. Cioè, con Stadia apri e giochi. Qui
devi comunque aspettare un attimino. Con Unity. Premi A per iniziare. Ok. Ok. Connecting with Narita One. Old York, in the early 80s. Beh sì, è tutto comprensibile. Insomma, abbiamo una persona che scrive al computer e che a un certo punto... Virus. Super hot. Poi cadmio. Narita Boy Protocol Activate, ma cos'è? Nello stesso momento, nei dintorni di Old York, bello. Spegni quella piccola macchina e vai direttamente a letto. O domani, vabbè, ti farò picchiare da tuo padre. Tu se tu hai bisogno, vabbè, vai a dormire adesso. Ti maltratterò. Sempre quella notte. Narita Boy. Però in tutto questo ancora dobbiamo giocare, eh? Arrival in the Digital Kingdom. Quindi noi entriamo nel videogioco. È molto bello questo filmato, però vorrei anche giocare. Oh, eccolo. Ah, si gioca. Cioè... giusto in tempo, Narita Boy. Vabbè, non voglio leggere niente. Andiamo dritti al gioco. Scusa, che dovrei fare? Ah, ok, per aprire la porta. Ho fatto un achievement. A world to discover.
non, lui non si fa niente. Mazza, il salto lo fa stranissimo. Mamma mia. Comunque, ciao carabinieri. Comunque molto... Ma guarda quanti dialoghi io. Techno Sword. Sì, voglio la Techno Sword. Dammi sta Techno Sword. Ok, 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 ok. Dammi tutte... Voglio tutto. Eccola qui, la Techno Sword. Ma questo è il tizio di prima, il creatore. Ok. Find the... Vabbè, dobbiamo tipo trovare le memorie del creatore, da quello che ho intraletto. Magari non farlo, Gio. Un po' strano comunque questo gioco. Cioè, ha il suo perché, il suo stile grafico, però... Narita Boy, sì, sì, comunque un po'... Ma come resti? Narita Boy, non ci siamo ancora introdotti, va bene. E, ok, salta, ok. Ah, ok, devo saltare. Climb, ah, si può arrampicare. Let go. No! Rest in force. No, ho paura. Ok. Perfetto. Comunque è super giocabile, eh? Però mi farebbe piacere anche vedere proprio il core del gameplay. Non penso che il personaggio si debba... The Techno Father's Castle. Comunque molto... Allora, devo dire che lo stile è molto molto particolare, eh. Questo glielo devo dire. Ma io dove sono in tutto ciò? Zombie. No! Oddio. Cioè lui comunque se non ha un'arma per combattere, un... Guardalo. Salta. Se me la date un'arma sarei anche felice. Ah, ok, abbiamo aperto un passaggio sotto top secret. C'è l'icona di una spada. Secondo me è il posto più adatto per prenderla. Cioè devi darmi per forza la spada. Cosa vuoi tu? Narita Boy. Si sale. Che cos'è? Narita Boy. Ah, questa è, parla la scheda madre praticamente. Ok. Comunque un po' troppo di, un po' troppi dialoghi, eh. Allora, amici, purtroppo in realtà il tempo è tiranno, quindi dobbiamo salutarci. L'abbiamo visto pochissimo di questo gioco, magari lo riapprofondiamo, insomma, ne faremo un coverage in un altro appuntamento di indipendente, perché infatti me lo volevo tenere per la prossima volta. Abbiamo capito troppo del gioco. Effettivamente è un inizio un po' lento, quindi magari ne approfitto poi per off camera continuarlo e arrivare ad un punto in cui effettivamente si può giocare. Ma però io non l'ho preso il binocolo.
Però ce lo teniamo insomma per la prossima volta, assieme ad altri giochi che mi devono arrivare, indipendenti ovviamente, rigorosamente indipendenti. Detto ciò, torniamo un attimino appunto in Just Chatting per salutarci per questi ultimi istanti di questo grande appuntamento. Che dire, spero che insomma i giochi di oggi vi siano piaciuti, soprattutto Tunic, che secondo me era quello più figo di oggi, ecco, quello più figo di oggi, ma anche Call of the Sea. Niente male, interessante, un concept molto molto particolare. E detto ciò, io vi ringrazio per essere stati qua in mia compagnia. Vi aspetto domani, se volete, sempre qui dalle 18 alle 20 su Twitch.tv/Le Avventure di Franky. Come sempre, dritto per dritto. Franky, oh Franky, dalle 18 alle 20.